Iniziamo subito. Il primo match: Los Guerreros contro Scotty Tuotti e Rey Mysterio. I due pronti. E iniziamo col primo tag team: Los Guerreros, ex campioni di coppia, un ex campione WWE e un attuale campione cruiserweight. Chavo Guerrero è l'attuale campione dei pesi leggeri, un titolo che continua a tenere. Sta avendo un vero e proprio regno del terrore Chavo Guerrero, anche grazie allo zio Eddie. Ecco appunto Eddie Guerrero, Chavito, che entrano nel ring. Questo match appunto sarà più uno scontro, diciamo, uno scontro, come dire, di valori, uno scontro più animato dalla rivalità di Scotty nei confronti di Chavo. Ed ecco qua Scotty Tuotti, ha affrontato due volte Chavo Guerrero per il titolo Cruiserweight. La prima volta è stato in un incontro a 4, la seconda volta il suo tentativo è stato, diciamo, sventato da Eddie Guerrero, e quindi ha deciso di fare coppia con Rey Mysterio, storico amico di Eddie Guerrero, per cercare, diciamo, di forse far rinsavire Eddie, ma più che altro prendersi la rivincita contro Chavo. Ecco che entra Scotty, pronto per affrontare il campione cruiserweight e lo zio Eddie Guerrero. Scotty è pronto. Ed ecco che arriva il suo compagno, il suo nuovo compagno, Rey Mysterio, ex campione cruiserweight, diciamo il volto della divisione dei pesi leggeri in quel di SmackDown, il volto mascherato della divisione cruiserweight, colui che l'ha resa, in parte almeno, la divisione migliore a SmackDown. È campione dei pesi leggeri in WCW, è campione dei pesi leggeri in WWE, grande amico, o almeno lo era, di Eddie Guerrero, ma adesso che Eddie si è unito a Chavito, che è sempre stato un rivale di Eddie, no, di Chavo, sì, direi, sì, scusatemi, ecco qua, Dead Valley Driver da parte di Eddie Guerrero su Scotty. Attenzione, Scotty risponde agli attacchi di Eddie Guerrero. Attenzione Scotty Tuotti, prova a sollevare l'accensione, un numero, Hurricanrana di Scotty Tuotti su Eddie Guerrero. Adesso lascia alzare Eddie, ma attenzione, Eddie lo spinge via, dropkick basso al ginocchio, gli fa male il ginocchio. Attenzione, adesso lo prende a pugni, dropkick basso questa volta evitato da Scotty Tuotti. Attenzione a Chavo che si libera dalla presa di, bel pugno, attenzione, colpo bloccato da Scotty, attenzione, presa di Eddie Guerrero, attenzione, prova un'altra presa anche lui, e attenzione, surfboard, una mossa che preme sulle spalle di Eddie Guerrero, ma attenzione, Chavo blocca questa presa, ottimo lavoro di squadra, i due hanno sempre avuto un ottimo lavoro di squadra, attenzione, back suplex da parte di Scotty Tuotti, mentre l'arbitro ammonisce Rey Mysterio. Arm drag da parte di Scotty. Attenzione però Eddie. Attenzione a Eddie. Bel backslide da parte di Eddie Guerrero, ma viene bloccato lo schienamento da Rey. Attenzione Scotty Tuotti. Baseball kick da parte di Rey. Corkscrew moonsault, attenzione, sono tutti e quattro fuori dal ring. Enziguri bloccato, ma ecco che Rey ritorna nel ring, mentre Chavo prende a pugni Scotty. Oddio, per sbaglio si stanno colpendo fra tag team partner, è un casino, è un assolutamente un caos. Rey torna nel ring e torna anche Scotty. Adesso sono solo Chavo e Eddie fuori dal ring. E attenzione, sono già al conto di 7. Eddie torna nel ring. Sono di nuovo uomini legali.
Pop-up dropkick da parte di Eddie, però viene intercettato da Ray. Attenzione, bellissimo schienamento, peccato che non conti. Attenzione, Ray spinge via. Oh, altro pop-up dropkick da parte di Eddie Guerrero. Dal cambio a Chavo. Eddie dà il cambio a Chavo. Oh, bellissimo. Attenzione, attenzione. Gori special da parte di Chavo Guerrero. Gori bomb! Di già la Gori bomb di Chavo Guerrero. Mossa devastante. Però attenzione a Chavo che sta perdendo tempo. Infatti viene spinto via. Rey Mysterio entra nel ring. Attenzione perché Rey Mysterio e Chavo Guerrero hanno avuto una rivalità accesa tanto quanto, se non ancora di più, quella fra Eddie e Rey. Grandi match sono stati fatti sia in WCW che in WWE. Intanto viene il contatto fuori Chavo Guerrero. Attenzione, Chavo torna dentro e torna fuori e ritorna dentro Eddie. Adesso siamo a... Oh! Bel reverse face buster da parte di Ray su Eddie. Attenzione, Ray di nuovo gli schieramenti, che però non valgono perché l'uomo legale è fuori dal ring. L'uomo legale è Chavo Guerrero. Rientra al 4. Attenzione adesso, Chavo prende alle spalle Ray che stava salutando la folla. Attenzione, Ray spinge via. Oh, attenzione, è pronto sulle corde. È pronto. È pronto Ray. 619. Attenzione, è sulle corde. Chavo si rialza. West Coast Pop. Ma ecco che sta entrando Ray. Sta entrando Ray. Viene bloccato. Ottimo lavoro di squadra da parte di Scotty Tuotti. Però Chavo è uscito dalla presa da solo. È uscito dallo schienamento da solo. Era quasi 3. Ha quasi vinto. Scotty Tuotti è arrivato vicino a permettere a Rey Mysterio di vincere il match per il suo team. Ottimo lavoro di squadra. Attenzione adesso. Chavo ha subito la presa di Scotty Tuotti, che non era l'uomo legale. Chop da parte di Chavo. Attenzione. Rey spinge via Chavo. Attenzione. Calcio rotante. Chop bloccata da Rey. Però Chavo prende Rey. Attenzione. Esce via. Attenzione, reversal su reversal. Hammerlock da parte di Chavo. Attenzione. Oh, bella gomitata. Altra bella gomitata. Calcio respinto. Attenzione, Chavo prende Rey Mysterio. Prova un Irish Whip. Bloccata da parte di Rey Mysterio. Attenzione. Chavo colpisce dietro le spalle Rey Mysterio. Attenzione, presa. Irish Whip all'angolo. E Chavo esce dal ring. Non molto sportivo, però viene intercettato da Scotty. Attenzione, Ray è all'angolo, torna all'angolo, attenzione, corso moonsault su Eddie Guerrero. Adesso sono tutti e quattro fuori dal ring, c'è il doppio count out. Ray torna dentro ed entra anche Eddie. E attenzione, bello spinning wheel kick da parte di Ray. Attenzione, siamo al conto di 5. No, non appena al conto di 5. Attenzione, bella backslide, attenzione, 1. 2, ma viene bloccato da Scotty. Scotty Tuotti sembra essere molto più efficace nel rompere le prese degli avversari rispetto a Eddie Guerrero. Oh, colpo basso, colpo scorrettissimo. Spinto via però Eddie. Spinto da Chavo, scusate. Attenzione di nuovo alle corde. Di nuovo alle corde. È pronto. Seconda 619. E lanciato nuovamente dall'altro lato del ring. E attenzione di nuovo alla West Coast Pop. West Coast Pop, attenzione però Eddie, attenzione Eddie, oh, attenzione, oh, di nuovo Scotty Tuotti è stato in grado di bloccare Eddie Guerrero ed era quasi 3, era quasi 3, ottimo lavoro di squadra. E attenzione, oh, intercettato un moonsault di Ray, che, e poi Eddie ha scoperto l'angolo non appena ha bloccato Ray. Questi due sono molto più scorretti. Oh! Particolare arm drag da parte di Chavo. Grandi numeri. Attenzione. Attenzione alla presa al braccio di Ray. Con Chavo che... Oh! E gli dà una ginocchiata alla spalla. E poi dà il cambio a suo zio, Eddie Guerrero. Ray e Eddie hanno avuto capolavori, soprattutto in WCW. Oh! Gomitata. E spinning wheel kick. Attenzione, Senton evitata. Attenzione, crossbody evitata. E attenzione a Eddie che va dietro a Ray. Oh,
Grandi numeri, grandi reversal. Attenzione a Ray che prende a gomitate. Ciao. Attenzione, close line di Eddie. Attenzione, gli blocca un calcio. Di nuovo la presa, di nuovo la presa. Attenzione, Irish whip all'angolo scoperto. Dropkick in corsa. Che scorretto Eddie Guerrero. E non l'ha mai nascosto, a dir la verità, anche prima di riunirsi a Chavo. Anzi, ancora prima dello stravolgimento, Asai Moonsault che però per sbaglio prende Scottie Tuohy. Sono tutti e quattro fuori dal ring. Attenzione, doppio count out, sono al 3 e 4, sono quasi al 3, scusate. Attenzione adesso, Chavo. Ray torna nel ring. E torna nel ring anche lei. Dropkick basso evitato da Rey Mysterio. Attenzione adesso, di nuovo Ray e Eddie sono dentro al ring. Scotty viene buttato fuori dall'arbitro. Dropkick basso nuovamente che sfiora la gamba di Ray. Adesso di nuovo l'angolo scoperto. Di nuovo lanciato all'angolo scoperto e adesso Monkey Flip da parte di Eddie Guerrero. Adesso prova a schienare il suo ex amico. Attenzione, questa volta era. Oh! Quasi 3, questa volta è stato Chavo a bloccare Scottie Tuohy. E attenzione, Eddie fa l'errore. Oh, attenzione, il calcio laterale. E attenzione allo spinning wheel kick, sono di nuovo tutti fuori dal ring. Cosa sta facendo Ray? Ray sta correndo verso il backstage. Non capisco la sua strategia, potrebbe perdere questo incontro. E Chavo lo sta raggiungendo. Chavo e Eddie lo stanno raggiungendo, sto pop-up dropkick. Non so se è una buona idea. Attenzione, facebuster da dietro. Adesso Chavo e Ray sono tutti fuori dal ring. Devono sbrigarsi. L'arbitro al 7. L'arbitro al 7. Attenzione, Ray sta cercando di tornare dentro, ma non ce la farà con questo passo. Sono al 9. Sono al 9. Ray prova. Ray ci prova. Ray prova a tornare. No! Doppio count out.